Per voi successo? Ditemi qualche definizione di successo. Vai, Matteo. Realizzare i propri obiettivi. Realizzare i propri obiettivi, oppure quello che è per voi. Cos'è per voi l'idea di una persona che ha successo? Cosa fa? È riuscito a fare quello che gli piace. È riuscito a fare quello che gli piace. Vai, Giuseppe. Esatto, quello che gli piace, quando gli piace. Quando gli fa piacere, dove gli fa Perfetto, ed è la definizione che piace di più a me. Io che mi occupo di linguistica, sono molto letterale, per me successo è un participio passato del verbo succedere, cioè accadere. Io ho successo quando faccio accadere le cose che voglio che accadano nella mia vita. Basta, questo è il concetto di successo. Piccolo problema, per sapere che cosa voglio, cioè per avere successo, devo quindi sapere che cosa voglio che accada nella mia vita. E allora, è questa la fregatura di tantissime persone che incontro quando faccio coaching, è che molte persone non sanno che cosa vogliono. Cioè noi siamo bravissimi a dire che cosa non vogliamo. Siamo dei maestri assoluti in questo. E quindi quando faccio coaching le persone si approcciano a me dicendo: guarda Roberto, non voglio più stare così. Io dico: ok, vediamo, cosa vuoi invece di ciò che hai? Ah, non lo so, però esattamente non lo so, però sto male, non voglio più stare così. Perché poi al lavoro sto male e per il principio dei vasi comunicanti, stando male al lavoro, sto male anche nella famiglia perché arrivo a casa nervoso. Quindi litigo con i miei figli, litigo con mia moglie, la notte vado a letto, che sono tutto arrabbiato, c'ho l'ulcera, non dormo e sto pure male di salute. Un casino. Perché non va ciò che ho, non va ciò che ho nella mia vita. Allora la mia domanda, che cosa vuoi invece di ciò che hai? Molte persone rimangono un po' spiazzate. Non lo so, voglio cambiare. Ok, vuoi cambiare in che senso? E credetemi, è molto molto difficile fare, tirar fuori le persone che caspita vogliono nella vita.